Ripartire dal territorio per dare voce alle autonomie e indicare una strategia efficace di cooperazione, la sfida della macroregione adriatica come punto di rilancio in un contesto socio-economico da sostenere, ma anche da rafforzare, dando impulso alle periferie. Tanti temi discussi a Termoli in un momento di confronto di prospettive politiche e sociali. Tornare sul tema delle regioni, come devono essere cambiate. Nascevano vecchie 50 anni fa, quest'anno hanno 50 anni, quindi il tempo giusto per tornare a ragionare su come riarticolarle e quali competenze cambiare. Viene soprattutto dal Molise, dove la regione molto spesso, lo dico da consigliere regionale, esercita le funzioni in materia amministrativa, entrando in livelli di competenze che non sarebbero i propri e determinando quindi una sovrapposizione che è dannosa per il sistema. Rilanciamo l'idea di tornare insieme almeno all'Abruzzo, ragioniamo con le Marche, studiamo, non ho una precisa perimetrazione. So che però oggi ha senso ragionare di territori che competono in modo più ampio. L'idea è quella di usare un altro articolo della Costituzione che dice che più regioni, una o più, due o più regioni, possono cooperare tra di loro anche con organi comuni. Allora l'idea è molto semplice, è di fare una specie di confederazione, rimanendo ognuna regione a sé stante, quindi con i suoi organi, eccetera, tipo Unione Europea, insomma. E poi individuando i settori da gestire insieme, che sono la sanità, i trasporti, i porti, eccetera, costituire questo organo comune che potrebbe essere fatto dalle singole, non da nuovi eletti o nominati, ma dagli stessi assessori, come fa l'Unione Europea, a turno. Così Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione delle regioni del Centro Italia. Abruzzo e Molise tornano insieme? Io me lo auguro da sempre. Comunque bisogna coltivare questa strategia macroregionale, sia volgendo lo sguardo verso un auspicabile riassetto dei livelli istituzionali del nostro paese di fronte alla sfida europea e globale che viviamo quotidianamente, sia considerando la strategia europea macroregionale, quella che coinvolge 8 paesi che si affacciano sull'Adriatico, dentro la quale sia il Molise che l'Abruzzo possono e devono svolgere un ruolo da protagonisti. Un'occasione per presentare anche il libro Vincere l'odio di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell'Associazione Autonomie Locali. L'Italia avrà una grande opportunità dall'Europa con i soldi del Recovery Fund, 210 miliardi che possono mettere le basi per un nuovo rinascimento italiano dopo il coronavirus, e al tempo stesso abbiamo bisogno di abbinare le riforme economiche e sociali a quelle istituzionali. Dopo il referendum del 2016 abbiamo lasciato tutto com'era, ma l'Italia non può rimanere com'è. Dobbiamo rafforzare i comuni, capire che fare delle province e al tempo stesso riformare le regioni. Se le regioni vogliono essere davvero luogo di pianificazione e luogo di legislazione, abbiamo bisogno di regioni più grandi, di conseguenza più competitive in Europa.